Con il video di oggi andiamo a mostrarvi come utilizzare SnapBridge. SnapBridge è l'applicazione proprietaria di Nikon che vi permette il trasferimento delle immagini da reflex o comunque da compatta al vostro smartphone o tablet. Quindi è ottima per chi ha bisogno di inviarsi direttamente le foto sul cellulare e poterle condividere. Ma andiamo a vedere insieme come si installa, come si usa e come poter settare meglio la macchina per il trasferimento delle vostre foto. Partiamo innanzitutto con lo scaricare l'applicazione. In questo caso abbiamo un Android, per cui scarichiamo l'applicazione tramite Play Store. Nel caso in cui aveste un iPhone, non è sufficiente andare sull'Apple Store. Installiamo l'applicazione, accettiamo i termini di licenza dell'applicazione sul Play Store e attendiamo che si installi. Clicchiamo Apri e si apre l'applicazione SnapBridge. Bisogna accettare il contratto di licenza di Nikon e l'applicazione è ora attiva. Subito richiede l'attivazione del Bluetooth, in quanto la connessione primaria e principale tra macchina e dispositivo, quindi smartphone e Bluetooth, e adesso andiamo a fare il pairing tra macchina e smartphone. Ovviamente come macchina abbiamo una Nikon D850 e andiamo subito nel menu impostazioni, quindi chiavetta, connessione con smart device e andiamo ad avviare. Avviato, ci compare questa schermata che come vedete dà un numero alla fotocamera di 850, in questo caso 600 2515, e sul telefono compare lo stesso identico nome. Andiamo a digitare sul telefono quello che è la nostra D850, attendiamo che faccia il pairing e una volta uscito il messaggio diamo ok sia sulla macchina che sul dispositivo. La macchina è collegata con lo smartphone, siamo pronti per partire. Possiamo decidere subito se iscriverci al servizio di cloud di Nikon, che è ImageSpace, c'è un'applicazione disponibile per questo. Nikon dà 20 giga di spazio disponibili gratuitamente. Diciamo alla macchina di scaricare i dati della posizione e date ora e siamo pronti per andare a usare la macchina. Automaticamente è impostata su on lo scaricamento automatico, di conseguenza non dobbiamo preoccuparci di niente. Se andiamo a scattare una fotografia, come potete vedere, l'immagine viene immediatamente scaricata. Vedete che il simbolino del trasferimento ci notifica che l'immagine sta scaricando. Vi stiamo lasciando il tempo originale di scaricamento per farvi vedere quanto comunque questa applicazione permette di scaricare immagini in maniera molto 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 veloce. Giusto per darvi un'indicazione, vedete anche che compare un bollino rosso nel momento in cui la fotografia viene scaricata. Ecco la nostra fotografia, che possiamo vedere che comunque ha una definizione buonissima e ci permette di essere, quindi visionare tutte le fotografie che vedremo di qui in futuro. Andiamo ora a disattivare lo scaricamento automatico delle foto. Infatti se mettiamo no, non inficiamo quindi sulla memoria del dispositivo, quindi possiamo decidere noi quali foto collegare, e per farlo andiamo a scattare noi tre foto. Facciamo la prima sul fondo bianco, la seconda ci mettiamo il nostro Image Mag, la rivista che noi distribuiamo tramite il nostro gruppo Photop, e infine una locandina della D850. Adesso che abbiamo i tre scatti diversi, possiamo decidere, visto che nessuna foto viene inviata automaticamente, quale foto poter inviare. Ad esempio, scegliamo la foto, ad esempio questa, con lo sfondo azzurro, che ci piace di più. Schiacciamo il tasto I, presente sulla macchina, e seleziona per lo smart device. Vedete che compare un'iconcina in alto e automaticamente sullo smartphone esce l'iconcina dell'invio. Adesso velocizziamo i tempi, eccolo qua inviato, compare la notifica dell'invio ricevuto ed ecco qui la nostra fotografia. Come vedete ci sono i dati di scatto attivabili tramite questo tasto e potete quindi da questo punto vedere tutte le informazioni e tutti, magari facendo un pinch out o un pinch in, tutte le informazioni che ha questa fotografia. Ma se andiamo sulla galleria potete vedere che queste foto sono automaticamente salvate anche sul nostro dispositivo nella nostra galleria, con la cartella SnapBridge, e da qui potete fare diverse opzioni, ovvero controllare in maniera fine tutti i dati, quindi anche la posizione se avete la posizione del cellulare accesa,
e altri dati come dati o comunque i dettagli dell'immagine. Si può oltretutto condividere l'immagine direttamente, quindi su WhatsApp, ai nostri amici piuttosto che Facebook o Instagram, e si può anche modificare, visto che ormai la foto è stata fatta in locale. Adesso andiamo a dargli un effetto, ad esempio, di bianco e nero, in modo tale da poterla modificare direttamente. Ovviamente le modifiche sono fatte velocemente, però sono comunque un utility interessante. Andiamo a inviare un'altra fotografia al nostro smartphone, inviamo quella con lo sfondo bianco, seleziona per invio smart device, vedete che l'iconcina appare e il trasferimento viene notificato anche da Android stesso, questo per indicare quanto l'applicazione sia integrata bene con il sistema operativo. La foto adesso viene ricevuta e nella nostra galleria comparirà non solo la prima foto di prima, ma anche la foto appena scaricata. Se non dovessimo interessarci più a queste fotografie e volessimo cancellarle, non bisogna far altro che tenere premuto, selezionare la fotografia e adesso le selezioniamo due e le cancelliamo. Cancellare le immagini, ok, e adesso le immagini non sono più presenti sul nostro dispositivo, ma se volessimo comunque tenerle per conservarle, vedete che nella nostra fotocamera restano presenti senza nessun problema. Andiamo adesso a vedere l'applicazione e il suo menu principale. Allora, automaticamente la macchina consente il collegamento automatico. Questo vuol dire che ogni volta che la macchina si accende, automaticamente si collega con lo smartphone. Possiamo decidere poi se scaricare automaticamente le foto, quindi far vedere come abbiamo fatto prima, scaricarle automaticamente, e possiamo anche decidere se caricare direttamente sullo image space, addirittura possiamo farlo solo quando siamo sotto rete wifi, evitando quindi di consumare i dati. Possiamo poi dire se il GPS attivo di registrare i dati sulla posizione delle nostre foto, e infine possiamo sincronizzare l'orologio tra la macchina e del nostro telefono cellulare. Andiamo adesso a vedere la connessione wireless che si può instaurare tra macchina e telefono. Fotografia remoto permette lo scatto remoto, quindi permette al telefono di diventare proprio un telecomando per la nostra macchina. Vedete che la creazione è tutta automatica, su iPhone invece bisogna andare a selezionare la rete wifi da fare. Vedete che i dati della nostra fotocamera sono visibili e che spostando la fotocamera il ritardo è veramente minimo. Quindi quello che si vede in camera è quello che vediamo nel nostro display. Scattiamo una foto e ci rendiamo conto che la foto è fatta in maniera immediata. Oltretutto viene direttamente scaricata poiché è impostata così l'applicazione. Il display diventa touch, di conseguenza possiamo metterlo poco dove, cioè dove puntiamo il dito, cosa molto interessante, e l'immagine viene ancora scaricata. Purtroppo un difetto di questa applicazione, secondo me, è il fatto che non si possono cambiare i parametri. Nel momento in cui attiva questa funzione non posso decidere che diaframmi, che tempi usare in diretta, bensì devo sceglierlo prima. Come dicevo prima, si possono scaricare in automatico le foto, ma possiamo anche decidere di disattivare il live view. Questo ci permette di ovviamente risparmiare della batteria. Come potete vedere, la nostra foto rimane comunque salvata all'interno della galleria, e se dovessimo tornare nella nostra galleria del telefono possiamo vedere che la foto rimane lo stesso. Se invece vogliamo selezionare e scaricare anche in maniera multipla le fotografie, dobbiamo utilizzare quest'altra funzione che crea anch'essa una connessione wifi diretta con la macchina, e tenendo premuto semplicemente su una fotografia, come sto facendo in questo momento, possiamo scegliere quale foto scaricare e come scaricarla. Se noi clicchiamo su scaricare le immagini possiamo scegliere se scaricarla a 2 milioni di pixel o addirittura in formato originale. In questo momento abbiamo fatto uno scaricamento del JPEG perché la macchina era stata sul JPEG. Se fosse stato un RAW potevamo scaricare tranquillamente un RAW. Come vedete adesso la macchina sta scaricando le foto, ci metterà un po' di più ovviamente perché essendo le foto in JPEG, quindi avendo un'estensione molto maggiore rispetto ai 2 megapixel, quindi quella compressa, il tempo di scaricamento sarà molto più lungo. Una volta terminato lo scarico, anche queste foto verranno immagazzinate nel nostro dispositivo e quindi accessibili anche tramite galleria. Adesso attendiamo che scaricano, eccole qua,
andiamo a vedere le foto presenti nella nostra galleria. Stesso discorso, possibile poi queste foto condividerle piuttosto che modificarle o fare quello che si vuole. Per quanto riguarda SnapBridge, penso di avervi detto tutto quello che è necessario sapere. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, arrivederci.